Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi con Ginetto abbiamo idee bellicose e suicide, oserei dire. Ebbene sì, idee suicide, perché oggi vorrei andare a prendere non uno, ma ben due ovetti di viverna. Cioè, vabbè, l'obiettivo finale in realtà è quello di tornare a casa con almeno un ovetto. Se riusciamo due, però intanto uno sicuramente, ma i tentativi saranno due. Allora, per riuscire in questa terribile impresa, useremo due tecniche. La prima è quella un pochino più paraculo, ovvero andremo con il nostro meraviglioso Crypto e un Oviraptor. In teoria, se noi facciamo prendere l'ovetto di viverna all'Oviraptor, da quello che ho capito, le viverne non si arrabbiano con noi. Non so perché, però vabbè, sempre di furto si tratta. E questa è la tecnica un po' più paraculo. Poi la seconda tecnica invece è quella puramente suicida, ovvero ci prenderemo un Optero che noi ci siamo già portati dall'altra base. È là dietro, là in fondo. Ci sono troppi culi qua, sempre troppi culi. Ce lo siamo portati a chi e speriamo con lui di riuscire ad andare a rubare un ovetto rapidi rapidi e tornare senza morirci. Ma non ci conto tanto sinceramente su questa seconda tecnica. Quindi, bando alle ciance, come prima cosa io direi di partire con la tecnica paraculo, ovvero proviamo ad andare a prendere appunto l'ovetto con l'Oviraptor. Ah sì, nel frattempo tutti i nostri cuccioli di Limantra, il cucciolotto di Scorpione, tutti bene, stanno crescendo, sono forti, in salute, assolutamente tutto bene. C'ho un po' paura, dico la verità, a fare questo episodio. Però, cioè, ad un certo punto va fatto, anche perché poi ci dovremmo spostare, non possiamo restare qua in questa zona in eterno, ci dobbiamo spostare e questa cosa andava fatta subito. Mamma mia, speriamo bene. Allora, intanto cerchiamo di capire già da lontano se ne vediamo qualcuna. Ok, mi sembra di no. Ginetto, anche tu aguzza la vista per cortesia. Ah, ce n'è una là sotto, ce n'è una là sotto. Ok, ok, aspetta che ci tiriamo poco più su. Ci ha visto? Forse no. Forse no, se ne sta lì sotto, ok. Qui c'è qualcuno, no? C'ho molta paura, molta. Lì c'è un ovetto, ok. Ok, lì c'è un altro nido, ok. Ok, lì c'è una viverna, però non me ne sembra, non mi sembra di vederne altre. Ok, allora qui ce n'è uno. Per ora non mi sembra ci siano viverne. Mamma mia, la FIFA che c'ho, Ciao, cosa mi sei? Livello 25 però, livello 25. Vabbè, mi accontento. No, aspetta, perché c'è un altro là, Fammi andare prima a vedere quello. Aspetta, c'è qualcuno qua sotto? Sembra di no. Mamma che FIFA. Ciao, tu cosa sei? Ma tu sei una Blood Crystal, però 66, Cribbio. Sì, ma è Blood. Io Blood ce le ho già, vabbè. E niente, ci prendiamo quella che è 25. Però mi scoccia un po' aver fatto tutto sto casino per una 25. Non è che ce n'è altri qua intorno? Ah, c'ho molta FIFA a girare qui. C'ho molta FIFA anche se siamo con Crypto, dico la verità. Comunque no, non vedo altri nidi da queste parti. Ma non è che devo entrare proprio dentro a tutta sta struttura strana? No, anche qua in alto non mi sembra di vederne. Non lo so, ci azzardiamo ad entrare? No, facciamo che no. Guarda lì, no, ce n'è troppe. Là dentro non possiamo entrare. Cioè, se entriamo lì dentro ci sbranano in 30 secondi. E vabbè, testiamo la tecnica con questo ovetto, anche se è di livello 25. Vedremo di farlo livellare per bene. Ah, aiuto, aspetta, c'ho paurissima. C'ho tanta paurissima. Ok, Oviraptor? Oviraptor? Potresti... Oviraptor? Oviraptor, tu dovresti prendere l'ovetto. Ok, l'ha preso. Ok, perfetto. Perfetto, vieni qua, bravissimo. Vieni qua. Ok, fermo lì. Ora ti prendiamo con Crypto. Quatti, non ci ha visto nessuno. Ok. Abbiamo l'ovetto. Non ci insegue nessuno. Aspetta, fammi allontanare un pochino prima di dare un'occhiata dietro. E non ci insegue nessuno. Perfetto, la tecnica con l'Oviraptor funziona alla grande. Ok, ottimo. Ok, è stato più facile del previsto in questo modo. È per quello che dicevo, è la tecnica un po' paraculo. Il problema sarà andare a rubare l'ovetto senza che farsi poi beccare da tutte quelle viverne che si arrabbieranno tantissimo. Ovviamente, e giustamente, cioè gli stai rubando gli ovetti, voglio dire, anch'io mi arrabbierei.
Ok, perfetto, Cici, dammi l'ovetto, dammi l'ovetto, dammi l'ovetto. E come gli dico di... sputa l'ovetto, tesoro, sputa l'ovetto. Ah, ok, me l'ha fatto prendere, perfetto. Bravissimo, Cici, hai fatto un ottimo lavoro, perfetto, perfetto. Allora, vediamo un attimo quanto ci dura se lo metto nel preserving bin, perché non mi ricordo, mi sembra che durasse un bel po'. 73 ore, ok? Sì, direi che decisamente abbiamo un po' di tempo. E quindi niente, sì, ora ti faccio bere, Ginetto. Dammi un secondo, dove siete, bestioline? Eccole qua. Là, ah, che bella bevuta, perfetto. Ok, Ginetto, te la senti adesso di provare ad attuare il piano suicida e andare con l'optero? Oh mio Dio, ma perché? Abbiamo già l'ovetto, cioè voglio dire, perché complicarsi la vita? Perché sì, dai, dobbiamo provare. Piccolo Ptero, tu sei pronto? Ti sei offerto volontario, vero? Sì, guarda com'è convinto anche lui. Aiuto, ma perché? Ptero, tu ci rimarrai tantissimo, io lo so che ti perderò in questa folle avventura. Non necessaria, peraltro, non necessaria, perché un ovetto l'abbiamo già rubato in tutta tranquillità, però giustamente, ufficio complicazione affari semplici, deve intervenire sempre, perché no, proviamoci, dai. Ginetto ovviamente è ignudo, non ha assolutamente niente nell'inventario, nemmeno l'optero, perché lo so già che appunto noi ci moriremo tantissimo male. Proviamo a fare il giro per di qua, a vedere se ci sono altri nidi. Ah, lì c'è una viverna, aspetta. Oddio. Allora, se le viverne ci riescono ad addocchiarci, cioè se ci puntano, secondo me quello che dobbiamo fare è scendere in fretta a terra e pregare che si distraggano con tutte queste altre creature. Sperando che se la prendano con loro e che non se la prendano troppo con noi. Gli abbiamo appena rubato l'ovetto. Quella ancora l'ha incastrata. Io però non vedo nidi qua. Sono troppo lontana, forse. Mi devo avvicinare di più. Sì, in effetti sono abbastanza lontana, ma perché c'ho molta fifa. Ok, allora, laggiù c'è un nido. Però mi sembra che l'ovetto l'ho visto di sfuggita. Ora recuperiamo tutta la stamina, perché dobbiamo essere pronti a fuggire alla velocità della luce. Mi sembra che l'ovetto sia rosso, quindi che sia di nuovo una Blood Wyvern. E io vorrei una Amber Wyvern, perché quelle non c'è. Là c'è un ovetto Amber. Là c'è un ovetto Amber. Aspetta, c'è qualcuno? Buongiorno, toc toc. C'è nessuno? No? Ok. Ginetto, piano. Livello 29 però, Cribbio. Non ne vale tanto la pena di morire per un 29, abbi pazienza. Ok, vediamo la Blood com'è. Cioè, se proprio dobbiamo morire, che almeno ne valga la pena, voglio dire. Che non sia un sacrificio inutile. 54. Vabbè, non è che mi aiuti tanto, Cici. Che vuoi che ti dica, proviamo di nuovo con l'Ember, anche se è solo 29. Magari ci abbiamo un maschietto e una femminuccia e riusciamo a farci una coppia. Oh mio Dio, c'ho tanta paura di fare questa cosa. Allora, tu avvicinati tantissimo al nido, tipo qua così, esatto. Ok. Ma siamo sicuri di volerla fare questa cosa? Ok. 1, 2, 3, via! Via, il più lontano possibile, veloce, non mi voglio girare, andiamo giù. Dobbiamo cercare altre creature, non so se mi stanno seguendo, so solo che ho tanta paura. Ci stanno seguendo? No, non ci sta seguendo nessuno. Ma allora questa cosa che ci seguono, se gli rubiamo un uovo, è falsa. Cioè, ragazzuole, io vi ho rubato un ovetto. Non gliele frega niente a nessuno qua. Chiunque può venire a rubare ovetti. Va bene, ok. Ottimo, va bene, ok. Chi si lamenta? Cioè, stai scherzando? Benissimo. Certo, mi avete un po' rovinato l'episodio. Mi aspettavo una di quelle cose tipo inseguimenti infiniti, morti violente. Cioè, qualcosa di un pochino più entusiasmante. Però, ok, va bene anche così, credo. Sì, no, vabbè, davvero, però sono un po' delusa da questa cosa. Cioè, non che volessi per forza che l'optero ci rimanesse, che ci morisse.
Però mi aspettavo qualcosa di un po' più entusiasmante. Non... No, no, dai, allora cambiamo le regole del gioco. Aspetta, aspetta. Allora, visto che prendere due vetti è stato relativamente facile, io adesso voglio complicarmi l'esistenza ulteriormente. Quindi facciamo che cambiano le regole del gioco. E il nostro scopo adesso sarà prendere ovetti finché riusciamo. Cioè finché riusciamo, finché la cosa non diventa veramente impossibile. Comunque che mamme snaturate che sono ste viverne. Cioè gli rubi l'ovetto, non gliene frega proprio niente. Cioè totalmente ignorati, siamo stati totalmente ignorati, mi sento quasi offesa. Sì, ma comunque sono veramente, veramente tanto, tanto pochi i nidi di viverna. Cioè sinceramente speravo di trovarne un po' di più. Che non è che ne stiamo trovando tanti, anzi, sono pochi e soprattutto sono anche tutti di livello un po' bassino, oserei dire. Cioè, senza offesa, però. No, ma ci sono viverne qua, perché non ne sto più vedendo. Allora, qua c'è un altro nido, però è sempre di viverna di sangue. Però vabbè, a sto punto, visto che lo scopo è un po' cambiato, che livello sei? Aspetta che sto guardando che non ci siano viverne, però non ne sto vedendo. Se ne sono tutte andate? Vabbè. Un 116! Ah, però un 116, per un 116 vale anche la pena morire, in effetti. Là ce n'è viverne, là sotto, io temo di sì. Ok, ok, mi sa che questa è l'ultima volta che facciamo questa cosa, perché no, mi sta venendo un infarto. Va bene. Addio, 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 addio. Guarda, guarda, ce ne andiamo subito, ce ne andiamo subito. Ah, ho sentito versi, mi sa che qualcuno si è arrabbiato alle nostre spalle. Qualcuno alle nostre spalle si è arrabbiato. Ok. Ah, sì, si sono arrabbiate, ok, a sto giro si sono arrabbiate. Ok, ok, vegetazione, vegetazione, gente, gente, mi serve gente. Gente con cui distrarle, gente con cui distrarle. Ok, speriamo si incastrino qua tra gli alberi. Per ora mi sembra solo una di cristallo. Cioè, sembra solo una di quelle d'acqua. Ah, no, c'è anche quella di fuoco. C'è anche quella di fuoco, ci inseguono in tanti. Ah, aiuto, ci stanno inseguendo tutti. Vi prego qualcuno, faccia distrarre queste creature. Stiamo per finire la stamina, moriremo malissimo. Moriremo malissimo. Non mi voglio neanche girare a vederle. Vi prego, rimanete incastrate qua. Vi prego. Noi qua moriremo tanto male, moriremo tanto male, stiamo per finire la stamina e loro sono troppo veloci! Sono incredibilmente troppo veloci! Prendetevela con queste bestie, prendetevela con queste altre bestie, dai vi prego, abbiate pietà! Qui non riescono a colpirci, davvero? Non stanno riuscendo a colpirci, allora aspetta che ci ricarichiamo la stamina. Guardale, guardale, sono proprio qui. Sono proprio qui dietro. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma se restiamo qua finché non si stancano e se ne vanno, tipo, no? Ok, via, 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 via. Riprendiamo l'inseguimento, riprendiamo l'inseguimento. Cioè la fuga più che l'inseguimento. La nostra fuga. La nostra fuga, oh mio Dio. Dai, non c'è qualche creatura grande con cui farle distrarre, per cortesia. Ci stanno ancora inseguendo, non sento più rumori, ho paura a girarmi. Ah, aspetta, mi devo allontanare tanto. Prima mi allontano tanto finché non finisco la stamina, poi forse mi giro a dare un'occhiata. Oh, intanto qua ci sono creature di certe dimensioni che potrebbero distrarre i nostri inseguitori, forse. Ok, diamo un'occhiata. No, le abbiamo seminate, grande, grandissimo, woohoo! C'è andata troppo di culo, c'è andata troppo di culo. Benedetto quel gigantesco scheletro, quella gigantesca cassa toracica che ci ha fatto da scudo. Fantastico, fantastico. Ok, ora vediamo di non passare più vicino alla zona con le viverne. Ok, ok, Ginetto, aspetta, ci fermiamo un attimino che io mi devo bere un bicchiere d'acqua, dammi un secondo. Mi sono agitata giusto un pochino, ma giusto un pochino, Mamma che caga. Però dai, dai, per una viverna 116. Sì, sì, io stavo cercando le ember in realtà, perché sono quelle che non abbiamo ancora. O almeno una di... una d'acqua, perché volevi far accoppiare Crypto, poverino, che è molto triste solo. Però vabbè, non importa, ci accontentiamo. Vorrà dire che la compagnuccia per Crypto l'andremo a catturare a manina. Ci faremo il classico giretto sulle montagne russe in sella alla viverna da addomesticare. Sarà comunque molto divertente. Fatemi sapere più che altro se volete vedere la fase di addomesticamento della compagnuccia di Crypto, o visto che è una scena già vista più e più volte preferite evitare e lo faccio fuori registrazione, ecco.
Ok, allora è la mattina successiva al nostro furto di ovetti di Viverna. Siamo tornati nella nostra base principale con tutti e tre gli ovetti, così adesso li facciamo schiudere. Che bello, non vedo l'ora di vedere più che altro le Viverne Ember, perché sono quelle che non abbiamo ancora preso. Prima di tutto vediamo di accendere tutti i condizionatori. È un procedimento lungo, eterno. In questo momento rimpiango di non aver fatto semplicemente un generatore. Mi sarebbe bastato accendere quello. Io per sicurezza, tra sapere e non sapere, glieli accendo tutti, che l'ultima volta ho visto che gli è andata bene così. Qua chiudiamo, perfetto. Ma vediamo di non mangiarceli. Come al solito c'è sempre questo pericolo. Mamma mia, come sono grandi questi ovetti però. Aiuto, aiuto, occupano un po' tanto spazio, però sono molto molto carine viste così. Guarda che belline che sono. Perfetto, sono tutte in incubazione. Ci vorrà una mezz'oretta per tutte, perfetto. Vediamo di andare a recuperare i cristalli. E no, mi dispiace, lo so che voi vorreste che io andassi ad addormentare una viverna di cristallo per prendergli i cristalli, quelli arcobaleno, quelli primal. Però non ne ho tanta voglia, portate pazienza. Andiamo a recuperare un po' di cristalli normali e a sto giro via così. Fortuna che ci abbiamo una marea di cristalli sotto casa, perfetto. Ok, allora mancano meno di 4 minuti alla schiusa delle uova, che avverrà più o meno in contemporanea. Quindi noi adesso, nonostante ci sia un casino incredibile a causa di questi condizionatori, non ci schiudiamo da qui neanche per mezzo secondo. Ginetto, hai sete? No, perfetto, ha bevuto, ha mangiato, perfetto. Ginetto, tu stai bene, stai immobile finché questi non si schiudono. Che bello, non vedo l'ora che le viverne Ember siano grandicelle, così le testiamo e le voglio far levelappare un pochino. Se sono un maschio e una femmina ci va troppo a culo, le facciamo levelappare tutte e due e poi le facciamo anche accoppiare per avere altri ovetti. Quanto sono belli gli ovetti di viverna, peraltro. Ok, mancano veramente pochissimi secondi. Avremo le nostre tre vivernine belline belline. Eccole, eccola prima, ciao piccolina, bellissima. Là, la seconda, eccole. E la terza, oddio, siete bellissime. Allora, diamo, prima di tutto imprintiamo tutti. Benissimo, e vediamo di dare pappa, diamo pappa subito. Ok, all'inizio, se non ricordo male, come al solito bisogna forzarle a mangiare, altrimenti loro non mangiano. Quindi adesso staremo dietro alle bestioline per un po', finché non vedo che non hanno più bisogno del nostro supporto. Ma guardale come sono bellissime! Cioè, guarda che belline, poi tutte in fila così, sono adorabili! Sì, sono un po' tutte storte in effetti, però vabbè, non importa, sono comunque molto carine. Peraltro la Blood Wyvern è carinissima, ha dei colori molto più soft, cioè meno accesi rispetto alle altre. Ma che carina, mi piace tanto. Ah, vediamo anche di spegnere sti cosi, porca miseria, è vero, vediamo di spegnere sti cosi. Ormai cioè il suono mi è entrato nelle orecchie e non mi si toglierà mai più dal cervello. Vediamo se riusciamo a farle uscire da lì prima che diventino gigantesche. No, mi sembrano incastrate molto male. Ah no, una ce la fa. Una ce la... La Blood Wyvern vedo che ce la fa. Le altre le vedo un pochino in difficoltà invece. Dai ragazze, vi prego. Dai, dai, forse ce la fanno. Forse... guardale, guardale che ce la fanno. Perfetto, perfetto. Sì, 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 venite per di qua, ragazzuole. Venite per di qua. No, niente, queste due sono incastrate e non riescono a uscire. Dai, c'eravate quasi. Va bene, usiamo la sfera poké. Farà male al cucciolo se lo metto nella sfera poké per 2 secondi? Non lo so, spero di no. Ok, perfetto. Ora confido nel fatto che l'altro invece riesca adesso a seguirmi. Riesci adesso a seguirmi? Forse sì, forse sì. Bravo piccolino, bravo piccolino. Non ho ancora guardato se sono maschio e femmina, peraltro sarò scema. Perfetto, qua, fermi. Fermi, perfetto. Mettiamo anche l'altra qui. Dove... Dove? Ma scusa, io ti ho lanciato lì, com'è possibile? Vabbè, non importa. Qua richiudiamo tutto, perfetto. E facciamo che questa luce che era là dentro la piazzo un attimo qui, perché sennò non ci vedo una cippa. Guardale come sono bellissime! Allora, qui abbiamo una femminuccia.
Ah, due femminucce, peccato. Speravo di avere il maschietto. Vabbè, invece tu sei maschietto, grazie. Avrei voluto una di queste Ember maschietto, ma porca puzzolina, vabbè, ci andremo a prendere anche il maschietto a manina, anche di queste, dannazione. Va bene, ok, dai, allora, le piccole viverne sono adorabili, bellissime e meravigliose. Speravo tantissimo di avere un maschietto e una femminuccia, non è andata proprio come speravamo, però direi che nel complesso, come operazione suicida, ci è andata anche troppo bene, cioè fin troppo bene. Quindi ci riteniamo molto molto fortunelli, complimenti Ginetto comunque per il sangue freddo che io non sono riuscita a mantenere, come avete sentito ho urlato per tutto il tempo. Va bene ragazzuoli, allora direi che per questo episodio la finiamo qui, io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci rivediamo nel prossimo episodio, baci e abbracci a tutti, ciao ciao!